Sì, ci devo tornare alla causale, perché io sono d'accordo con Giuliano Turrone che la Procura Nazionale Antimafia di oggi dà fastidio alla mafia, è evidente questo. Non rappresenta un pericolo mortale, ma la mafia misura le persone. La mafia è un fiuto maledetto per le persone. E ciò che non sopporta in alcune persone, lo concede con altre. Sono costretto a richiamare l'esperienza di mio padre che quando arriva come prefetto, pur chiedendo pochi poteri di coordinamento nelle informazioni, viene considerato immediatamente come un pericolo per la democrazia, come il nuovo prefetto Mori, come quello che chiede una insopportabile concentrazione di poteri, che poi sono stati abbondantemente superati dalla realtà, che non potevano essergli concessi, perché lui aveva già diretto un organismo centralizzato di lotta al terrorismo con quei risultati. Per questo non poteva nemmeno sognare di cominciare una cosa analoga con meno poteri contro la mafia. E la reazione è evidente, non è solo questa, ci sono anche lì, la convergenza è minore però nel caso di mio padre rispetto a Falcone. Non poteva. E quindi c'è questo rigetto della classe dirigente dell'isola nei confronti di un signore che arriva forte di queste credenziali pensando di sconfiggere o di contrastare la mafia con lo stesso schema con cui ha contrastato il terrorismo. E che incomincia infatti a parlare anche della possibilità che possano pentirsi dei mafiosi, cosa che tutti pensavano che fosse, e giuravano che fosse impossibile. L'hanno ucciso. I poteri di coordinamento nelle informazioni non li ha avuti. Il suo successore, che era il prefetto Di Francesco, ha avuto molti più poteri e gli hanno lasciato anche la guida dei servizi segreti. Questo era possibile. Perché la mafia colpisce le persone, non colpisce le istituzioni. Quello che non era sopportabile era che Giovanni Falcone, con la sua idea, che era un po' diversa da quella, infatti, c'era. Aveva anche aperto la possibilità di un rapporto particolare tra l'esecutivo e il procuratore nazionale antimafia, che Giovanni Falcone, per quello che rappresentava, diventasse procuratore nazionale antimafia. Non era la stessa cosa di Sigari, che poi è diventato primo procuratore nazionale antimafia. Né lui né Borsellino erano la stessa cosa. E soprattutto in quel periodo i soggetti imprenditoriali, tanti per le ragioni, vengono fuori dagli atti, vengono fuori dagli atti anche dalla dichiarazione come sempre figurativamente splendida di Di Pietro quando va al processo di Caltanissetta, che dice ma io non capivo, queste tangenti si fermano a Rubicone perché nessuno gli parlava delle tangenti che venivano date agli uomini di mafia, eppure ci andavano a fare le trattative. È evidente che chi andava a parlare da lui, gli raccontava delle vicende del nord e non gli andava a raccontare di quello che aveva dato la mafia perché sarebbe stato ucciso. È chiarissimo tutto questo, ma soprattutto non c'era in quel momento, con la crisi di allora, una classe politica che potesse fare da intermediario, da mediatrice. Questi erano diretti a tu per tu, con il potere dei giudici, perché in quel momento sembrava che ci fosse il potere dei giudici e basta. E se Falcone diventava procuratore nazionale, Falcone diventava procuratore nazionale antimafia della procura che Martelli sembrava, come ministro della giustizia, appoggiare. Come idea, quel mondo che era stato abituato a godere di protezioni politiche, di mediazioni politiche, non ne aveva più. Niente politica e in più il giudice odiato che prende in mano la lotta alla mafia a livello centralizzato, quasi come se fosse stata la struttura centrale nazionale della lotta al terrorismo, naturalmente con tutte le diversità. Era questo che non potevano accettare. E quando capiscono che Borsellino non è un ripiego, ma soltanto che vengono riaperti i termini del concorso per far diventare lui procuratore nazionale antimafia. Quando lui, come commenta Borsellino
orsellino, quando questa notizia viene data, hanno buttato l'osso ai cani. Cioè, non dovevate dirlo. Queste cose non si discutono prima. Conoscendo bene in che ambiente si stava muovendo, però in quell'intervista vi dimostra di sapere quali sono le presenze mafiose al nord, quali sono gli ambasciatori della mafia al nord. Dice anche, io penso, questa è una frase, non è l'unica però che dice, ma io penso che Magno sia uno dei pochi ambasciatori possibili, una delle poche persone in grado di fare da tratto d'unione tra sud e nord. E poi apre le indagini, richiede di nuovo di avere i rapporti su mafia e appalti. E poi dice una cosa, o fa capire quella sera alla biblioteca di Palermo, una cosa importantissima, di avere capito le ragioni dell'assassinio di Falcone. E chi è stato dietro all'assassinio di Falcone può immaginare che lo sostituisca Borsellino, che in più indagherà lui sull'assassinio di Falcone. Ora io mi chiedo, mi dico, ma quelli che stanno lì a discutere di come possa, ma come si fanno a non vedere questo? Borsellino che va a fare il procuratore nazionale antimafia di quella struttura e che può indagare lui come procuratore nazionale antimafia sull'assassinio di Falcone, avendo dichiarato che lui ha capito che è stato a decidere l'assassinio di Falcone, perché questo si capì quella sera alla biblioteca di Palermo. Ma in quali cassetti andiamo a infilare il naso? Era così evidente. E io credo che Borsellino era davvero il cervello di Falcone. Forse era meno giurista di Falcone, che era un pensatore del diritto, ma aveva la stessa conoscenza, la stessa profonda lealtà, lo stesso coraggio, la stessa competenza anche nell'istruire i processi, per cui Giuliano Turone li abbia apprezzato. Era il gemello di Falcone, questi dicono, allora abbiamo fatto tutto per niente. Ma veramente dobbiamo andare a perdere tempo a uccidere Mannino? Dicono Brusca, fermati, che c'è qualcosa di più importante da fare adesso. Dice, ma questo è tanto è vero che gli altri capi di Cosa Nostra non capiscono e si interrogano, dicono, ma cosa ha fatto? Dopo che c'è stato l'attentato di Via D'Amelio. Ed è evidente che su questo non c'è stata tutta Cosa Nostra a condividerlo. Non solo a condividerlo, ma a saperlo prima. Dice, ma questa è la tesi del terzo livello? No. Per tornare allo scritto famoso di Turone e Falcone, che non parlano del terzo livello, ma parlano dei reati di terzo livello. Falcone continua a dire, non esiste il terzo livello, non c'è nessuno sopra la mafia, nessuno dà ordine alla mafia. Penso alla telefonata con me. Dice, al massimo, la mafia non si fa dare l'ordine a nessuno, al massimo si fa chiedere i favori. E i favori li fa se gli serve. Quindi non c'è la tesi del terzo livello. Qualcuno ha chiesto, e ovviamente a Rina non è parso vero, di prendersi la sua vendetta fino in fondo e di inserirsi in un progetto che era esattamente corrispondente al suo sogno di diventare il vincere della Sicilia. Io credo che questo sia accaduto. Dopo che l'ho fatto il procuratore, ha ragione Giuliano, chi ha fatto il procuratore nazionale antimafia? Chi ha fatto l'alto commissario antimafia? Chi ha potuto avere i poteri che non potevano essere dati dalla Chiesa? Sono sempre le persone di livello inferiore che possono avere i poteri importanti. Sono sempre quelli che non possono muocere abbastanza. Ma i poteri dati alle persone giuste non li abbiamo visti mai. Non li abbiamo visti mai. E questa è la differenza tra noi e la mafia. Perché la mafia non ha paura di coloro che sono troppo mafiosi, mentre lo Stato ha paura di coloro che interpretano troppo bene i doveri dello Stato. Questa è la differenza. Che non si trova questa differenza, non vincerò mai. I migliori devono stare